pomeriggio alle 5, Mirta Merlino, Mirta Merlino. Cortesia, stoppa la musica, che tra l'altra sigla di quell'altra, scusate, cioè io tra secolo sono basita, scusami per favore ti sposti che mi impalli il gobbo, siediti. Scusate, buon pomeriggio a tutti. Che emozione, scusate, c'è sempre una prima volta, che emozione. Sono molto emozionata, anche per me questa è la prima volta qui a pomeriggio 5. All'Enfisema, che è? Pomeriggio 5, che tra l'altro, le 5, grazie, che emozione. Tra l'altro lo voglio dire, veramente sono emozionata perché le 5 è l'ora che io preferisco. È la mia ora preferita perché è l'ora, le 5 del tè, che prendiamo io e la regina Camilla. Ma è anche le 5 l'ora perfetta per prendere una bronzatura pazzesca come me, che sono pazzesca. Vabbè, alle 5 a settembre non è che c'è sta sto sole che uno dice che piglia. Allora, scusi, lei che mi perdoni, l'ho detto di parlare. Allora, qui no. Si fa solo quello che dico io. Tra l'altro, mi perdoni, che? Si tolga qui, si pieghi perché devo leggere il gobbo. E che ne manco, così. Allora, dicevo che sono emozionata, sono emozionata. Max. Perché... Perché? Che? Puntini. Che? Scusate, perché sono emozionata se non me lo scrivete sul gobbo? Mi devo fare tutto io. Cioè, fatemi capire, devo fare tutto io, che sono pazzesca in questa trasmissione, devo fare anche qui tutto io, mi perdono. Devo licenziare sto gobbista incapace, no, scusami. No, gobbista, sta scritto, sono l'ospite io, ospite Procopio, che gobbista. Cioè, lei è l'ospite? Sono l'ospite. Mi scusi, allora, pomeriggio 5 abbiamo degli argomenti molto alti, trattiamo di argomenti alti come me, come vogliono dall'alto, ed è per questo che è venuto con noi oggi il vescovo Procopio. Non è vescovo, ma non sono non vescovo. È Mirta, non è vescovo. Non sono vescovo. Non è vescovo? No. Allora scusi, perché c'ha la chierica? Mi perdoni, mi scusi. Lei mi confonde però. Allora, mi scusi, signor vescovo. Allora, Procopio, lei che è l'ospite. Allora, qui a pomeriggio 5 noi siamo diventati molto chic. Si sa che parliamo di argomenti molto alti, perché si sa che prima, diciamo, era un programma terra-terra. Non puoi dirlo, Mirta, allora, dai. Scusa, Max, allora, per questo hai ragione. E io voglio salutare veramente una donna che ha fatto tantissimo per questo programma e per 15 anni ha portato a successo questo programma. Grazie, veramente, grazie. Grazie, Barbara, grazie. Grazie davvero. E lo facciamo, la vogliamo ringraziare insieme. La ringraziamo col cuore. Ma che è? No, scusate, allora, scusate un attimo, sono basita tra secolo, si tolga lei. Scusate, avete scritto sul gobbo col cuore, cioè, ma siamo impazziti, devo parlare come quell'altra, si rende conto? Allora, noi qui a pomeriggio 5 siamo molto più chic adesso e non diciamo col cuore, noi diciamo con l'apparato cardiaco. Brava. Va bene? Va bene? Allora, io questo gobbista lo licenzio. Allora, non so, lo licenzio se per non cortese. Non so gobbista, sta scritto qua, ospite Procopio. Che c'entro gobbista? Ma mira, così a me... Allora, decidi, vuoi fare il gobbista o vuoi fare un massaggio ai piedi? Decidi. Gobbista! Allora, sei licenziato come gobbista per fare il costumista. Ho detto che qui decido io che sono pazzesca. Vai a fare il costumista, immediatamente infilami il camice. Avvirami, fammene andare. Allora... Voglio dare un annuncio molto importante. Sì, prego, bravo. Signor. Infilami il camice, bravo, così, perché ho un annuncio da fare. Sei vicino a me, fai l'assistente adesso, ti assumo come assistente. No, un annuncio. Allora, Pier Silvio mi ha fatto una proposta, una proposta molto importante. Farò una fiction in prima serata, sarò una dottoressa. Sono molto emozionata, con molta emozione. Prenderò il posto di Barbara, sarò la dottoressa Gio, volevo dire. Però. E io che so? Tu farai l'infermiere, va bene? L'infermiere, ma ci tengo a dirlo, proprio perché sono io, che la dottoressa Gio sarà però una dottoressa Gio laureata in medicina, che sarà specializzata in un organo importantissimo. Un organo importante, un organo vitale, un organo fondamentale, un organo che pulsa, un organo... Vabbè, il cuore.
Allora, cuore nella mia trasmissione, forse non è chiaro che non si può dire. Abbiamo detto apparato cardiaco. Allora, sei impazzito. Scusate, Max, sì. Me lo sbatti fuori questo. Questo per cortesia dall'intelligenza artificiale. Vado via, perché questo non deve andare nella deficienza naturale. Grazie, grazie a Procopio. Grazie, grazie alla nostra Mirta Merlino. Grazie, grazie Mirta.